nazionale, perché pensate, ci sono dei campioni, tra questi anche un collega, grande collega, che tra poco salirà qui sul palco, che ha portato in alto veramente l'enogastronomia italiana in the world, cioè nel mondo. Signori, cominciamo con la prima premiazione e cominciate a sentire veramente dei nomi di alto prestigio. Allora, pregherei per cortesia di salire qui sul palco il dottor Marcello Masi, premio giornalistico 2011, direttore del TG2 e direttore editoriale della fortunata rubrica Il Parade. È stato proclamato nel 2008 il miglior comunicatore del vino e del cibo al mondo durante la manifestazione Best Sommelier in the World, Worldwide Sommelier Association, un premio all'impegno serio e giornaliero che va oltre il riconoscimento al singolo, ma che porta in auge la comunicazione di stampa italiana come miglior comunicazione al mondo. Congratulazioni, direttore. Senta, come ci si sente da vice diventare direttore? Quante responsabilità in più? La responsabilità di dirigere una grande testata nazionale è quella che testimonio questa sera. Sforzarsi di fare un lavoro per tutto il territorio. Oggi ho la fortuna di vivere questa giornata con voi in Sicilia, che per quanto mi riguarda rappresenta una delle grandi scommesse nazionali. Io da qualche anno ho puntato su questa regione per dire nelle mie trasmissioni, che vanno in tutto il mondo, ringraziamo Dio, che dalla Sicilia ci dobbiamo aspettare grandi cose. Questa sera è una di queste prove che abbiamo già superata. Riuscire a riempire una piazza come quella di Castelbuono, proporre 150 produttori che provengono non solo da Sicilia ma dal resto d'Italia, dare la dimostrazione che ci sono capacità, esperienze e soprattutto uomini e donne che scommettono sul proprio lavoro, credo che questo sia importante da comunicare e questo è il mio compito. Spero di farlo bene e di continuare a farlo bene, ma per l'Italia non per me. Complimenti direttore, ma una domanda mi corre d'obbligo, molto stringata la domanda, altrettanto lei è un giornalista televisivo, è facile da poter comunicare. Da dove è venuta fuori l'idea? Come le è saltata in mente della Hit Parade? Sinceramente, come dire, quando si vive in una città come Roma e si gira un po' l'Italia, un po' per diporto, un po' per lavoro, e si entra in un ristorante, si entra a casa di qualcuno, si scopre che noi abbiamo dei prodotti eccezionali. Allora l'idea è stata quella di, come dire, provare a rendere questi prodotti non solamente qualcosa di legato alla famiglia, ma cercare di capire se questi prodotti potevano diventare economia. Lo sono diventati, certamente non grazie ai Parade, l'abbiamo scoperto in tanti questa cosa, noi forse siamo arrivati un po' prima nel proporla al pubblico, ma di fatto io quello che il messaggio che do ogni volta che parlo fuori dal giornale è quello che non è solamente mangiar bene, questione importante per tutti noi, mangiar bene e proporre i prodotti nel nostro territorio è economia. Non possiamo immaginare di avere questo paese fra 50 anni a competere con il tondino, perché il tondino i cinesi, gli indiani lo faranno meglio di noi a meno prezzo. Quello che nessuno può imitare è il grande territorio italiano, il prodotto che riesce a dare. Questo è inevitabile, è un investimento per il futuro, per i nostri figli, e sono convinto che su questo non ce n'è per nessuno. Se riusciremo a continuare a fare questa cosa, noi saremo un paese ricco dove potremo veramente essere soddisfatti di quello che facciamo. Bellissime parole, facciamo ancora un grande applauso. A premiare, direttore, lei ha troppa premura, capisco che adesso il direttore vuole scappare subito via, ma Castelbuono insomma è un bel paese, resti con noi e siamo felici di averla qui. Allora, a premiare un grande giornalista della RAI di levatura nazionale, un altro grande giornalista siciliano, lui scrive per il Giornale Sicilia, ma pensate direttore di Cronache di Gusto, ed è il dottor Fabrizio Carrera. Parimenti a lui premierà anche il presidente dell'associazione Amici per Bacco, il d'amico Dario Guarcello, che insomma il creatore di tutto questo po' di cosine. Allora, eccolo qui Dario, in cravatta stasera, e pochette, attenzione, non ti emozionare. Eccolo qua. Fabrizio è pronto a venire, quindi diciamo subito Maria Antonietta Biotto, dopo sempre di Cronaca di Gusto. Allora io pregherei le ragazze, quelle qua puntualissime, come sempre brave, di consegnare il presente. Ed ecco i bassorilievi di cui vi parlavo prima, di cui la signora è la realizzatrice e poi i signori sono i fruitori finali. Una bella cosa. Facciamo le foto di rito. Lo so, la cultura pesa. Marcello Masi,
Direttore delle vie, Marcello, no, Dario, tu devi restare qui un attimo. Dovevo farlo prima, l'emozione mi ha tradito. Allora, io devo dire grazie a Dario per moltissime cose, ma soprattutto io credo che un grazie va detto per l'impegno che hai messo nelle tue idee. Due parole soltanto, Dario. Il prossimo anno cosa ti inventerai? Non lo so, ci sto pensando. Per me oggi è felicità e passione. Basta così, ermetico, ermetico. Ciao Dario, ambasciatore.